Ciao, nel video di oggi vedremo come sostituire il moto posizionatore che gestisce le serrande V71 e V113 nel sistema di condizionamento climatronic di una Golf 5. E le serrande sono gestite appunto da questo moto posizionatore e hanno lo scopo gestire il ricircolo dell'aria, quindi muovono l'aspirazione dall'esterno all'interno. E allo stesso tempo possono gestire anche lo sbrinamento del vetro. La procedura è di per sé abbastanza facile e lineare. La parte più complicata, per mia esperienza, è quella di trovare il ricambio corretto. Questo perché purtroppo nel corso degli anni, delle evoluzioni del modello, Volkswagen ha cambiato le specifiche e i sistemi di gestione dell'aria dell'abitacolo. E quindi sì, è venuta a creare parecchia confusione a livello di ricambi. E parlando proprio del mio caso specifico, nonostante allora io il ricambio l'ho acquistato online presso uno store abbastanza famoso e nonostante avessi chiesto 2 volte conferma sulla correttezza del ricambio, è emerso essere non corretto per il mio modello. E sebbene, e questo lo vedremo poi in dettaglio, venisse collegato, la centralina non lo riconosceva e mi rimaneva sostanzialmente l'errore in centralina e non eseguiva neanche l'adattamento. Purtroppo ho perso diverso tempo cercando di capire quale fosse il motivo e alla fine ho dovuto accettare i miei limiti e mi sono dovuto fare dare una mano da un esperto del settore. E alla fine, provando con un altro moto posizionatore, è emerso essere non compatibile con la mia auto e anche investigando con i codici ricambio. Allora, va detto che Volkswagen ha fatto un gran casino, secondo il mio punto di vista, sul codice ricambi perché il ricambio è molto simile a livello di codifica. Ricorre molto spesso il 907-511 con la lettera finale diversa, A, B, C, D, F, quello che è. E mentre le prime 3 cifre dovrebbero identificare il modello dell'auto, per esempio 1K1 è la Golf, 3C1 dovrebbe essere una Seat se non ricordo male, però anche se le 3 cifre sono diverse, il ricambio potrebbe essere comunque compatibile. A aggiungere confusione alla confusione, ci sono alcune versioni di moto posizionatore come la mia che hanno diciamo, l'ingranaggio che è interno, questo connettore che è interno, mentre altre hanno un ingranaggio con i denti esterno. E come mi sono accorto che non era corretto? Non era corretto per la mia auto perché praticamente quando noi andiamo a fare l'adattamento la centralina dovrebbe muovere da questo fine corsa fino al secondo fine corsa e fare l'adattamento, ma questo non accadeva. E aggiungo problema su, cioè problema, confusione sulla confusione, se noi vediamo questo ricambio qua, tra l'altro è prodotto in Repubblica Ceca, se io vado a tirar via l'etichetta, cambia ulteriormente il codice ricambio, che non è più il precedente, diventa un altro codice ricambio, e quindi andiamo a vedere quella che io avevo acquistato e che però non era corretto per la mia auto. Quindi, ricapitolando, noi possiamo vedere che il codice ricambio era abbastanza simile, perché era 907 e 511, finiva in E, qua e in H, ma al di là di tutto, sebbene fossero installabili e il connettore fosse lo stesso, costruttivamente possiamo vedere che erano diverse. La cosa mi era un po' balzata all'occhio, ma davo per assodato che, insomma, essendo questa Bosch e questa Valeo, ogni fornitore avesse le sue specifiche, però fossero compatibili. Anche da qua possiamo vedere che sono simili, ma diverse. Adesso caricherò anche la foto di quello che è montato, questo è, che è montato, che ha un ulteriore codice di cambio che è diverso. Quindi, morale della favola, mi sono dilungato un po' troppo, ma quello che voglio dirvi è assicuratevi che il ricambio sia corretto. Io, come dico, purtroppo ho la mia deformazione di utilizzare il ricambio originale, ma in questo caso ve lo suggerisco particolarmente per evitare problemi di compatibilità. E se volete, in questo caso specifico, evitarvi problemi di resi in caso di spedizioni errate del componente, vi suggerisco di andare in concessionaria. So che costa un po' di più, ma vi risparmiate, come nel mio caso, la seccatura di dover rispedire indietro il pezzo. Ecco,
Devo riconoscere che comunque chi me l'ha venduto si è fatto parte diligente, si è fatto carico della spedizione, mi hanno fatto reso, quindi da questo punto di vista massima assistenza, quindi sicuramente ricomprerò da loro. Niente, adesso andiamo a vedere la procedura in sé e ciò di cui abbiamo bisogno. Se il video ti piacerà o in qualche modo ti dovesse tornare utile, io ti chiedo per favore di mettermi un like e di iscriverti al canale. Allora, il problema di cui stiamo parlando è legato alle due alette o paratie che si chiamano V71 e V113 che gestiscono il circolo dell'aria interno, quindi il pescaggio dell'aria fresca dall'esterno o il circolo appunto dall'interno. E l'errore si presenta tipicamente andiamo sul modulo Select. HVAC, auto HVAC, e su fall code, eccolo qui che si presenta in questa maniera qui, V113 e V71. In questo caso qua li ho entrambi. Per prima cosa dobbiamo rimuovere la paratia inferiore rimuovendo le due vitine che ci sono qui sotto, una e una due. Punto, basta lateralmente tirare giù la paratia, il sirolo e la si può rimuovere. A questo punto nella console centrale dobbiamo rimuovere questa paratia inferiore con un leverino da plastica, in questa maniera, delicatamente, senza rompere l'eclipse. Eccola qui e la rimuoviamo. Ah, di sotto c'è una Torx che deve essere rimossa ed è una delle 7 Torx che troveremo. Tanto togliamo questa qui. One eternity later. Ora rimuoviamo la plastica laterale, cruscotto. Questo punto dobbiamo rimuovere il connettore che c'è qui della luce del vano portoggetti, se è presente. Sì. E dovrebbe essere questo qui. Ecco. Se la vostra auto è dotata di fare lo xeno, vi troverete questa centralina qua, che io vi suggerisco di rimuovere per semplificare la manovra di smontaggio del vano portaoggetti. Quindi è sufficiente fare leva su questa aletta qui, rimuovere la spina, così, rimuovere la vite da Torx da 20. E rimuovere la centralina in questa maniera qui, quindi disconnettendo dal connettore. Ora rimuoviamo le 6 viti restanti che tengono il vano portaoggetti, che sono una, due, tre, quattro, cinque, sei.
una spina, c'è qui. Ok, poi. Ultima spina rimanente. E possiamo rimuovere. Le spine da rimuovere quindi sono in totale sono 5, che sono quella dell'airbag. Questo qui penso sia un sensore di temperatura, ma non sono sicuro, comunque nel vano portaoggetti. Questa è la luce del vano portaoggetti, questa è una centralina che è fissata sul vano portaoggetti e questa è la spina invece della luce dei piedi. A questo punto dobbiamo rimuovere le due viti da 10 che sono poste nella centralina, quindi dobbiamo tirare via queste due viti qua e rimuovere la centralina. Una cosa importante quando abbiamo scollegato la spina dell'airbag, che è quella dell'interruttore dell'airbag, è non girare il quadro, perché sennò la macchina darà l'errore sull'errore dell'airbag e quindi andare in protezione potrebbe non funzionare. Quindi mi raccomando, non girate il quadro dopo aver disconnesso la spina. Se dovete fare qualche prova, ricollegate la spina del vano portaoggetti, quella dell'airbag. E come vi dicevo, se abbiamo necessità di fare alcune prove prima di accendere il quadro, il mio suggerimento è di rimontare l'interruttore a chiave dell'airbag per non avere errori nel cruscotto e la centralina del modulo di gestione dello xeno. Questo per appunto perché se non abbiamo il computer diventa anche complicato andare a resettare questi errori. Tolte i due dadini della 10, rimuoviamo la centralina. Finalmente siamo arrivati ad accedere al motorino, al motoposizionatore, diciamo, eccolo qui. Adesso veniamo al nocciolo del problema. E andando a inserire la chiave nel quadro e girandola, chiaramente accendendo il quadro, se noi premiamo il ricircolo, il motoposizionatore che è qui dovrebbe andare ad aprire questa aletta, quindi facendo pescare aria dall'interno dell'abitacolo e chiudendo quella che apre dall'esterno, perché sono due alette, come dicevo prima, la V71 e la V113. Ora io premerò il ricircolo dell'aria condizionata per vedere cosa succede. Anzi, cioè, accendiamo il condizionamento, spegniamo l'aria un attimino che non ci serve. E come vedete il movimento è parziale, non porta a compimento l'azione, vedete che si ferma, dà alcuni scatti e si blocca. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è rimuovere le due viti frontali, e si può utilizzare una Torx da 10 se non sbaglio, esatto, e rimuoviamo questo modulo. Come vedete questo motore, motoposizionatore quel che è, va ad agire su questa aletta qui, in questa maniera. E dopo vi farò meglio vedere dall'interno, c'è una apparatina all'interno che si muove. Quindi praticamente in entrambe le rotazioni può fare questo diciamo, cambiamento di posizione delle alette interna ed interna.
Allora, su Basic Settings, sul menu 1, possiamo fare un test sul motoposizionatore. Quindi diamo Go e facciamo Next. Ah, lui adesso teoricamente dovrebbe muoversi da un punto, da un estremo all'altro, quindi dovrebbe fare la rotazione. Come vediamo non la sta facendo, questo vuol dire che c'è un problema all'interno del componente. Questo potrebbe essere legato a due cose, o al motorino, oppure a un potenziometro che va a dire alla centralina della macchina, dove, ecco vedete adesso si sta muovendo, ma parzialmente, gli va a dire dove si trova l'ingranaggio in ogni momento. Probabilmente si è danneggiato quel potenziometro. Il montaggio è ovviamente all'inverso, è molto semplice. Io ho approfittato per dare una lubrificazione agli ingranaggi e, come dicevo prima, adesso sto cercando di pormi la parte spianata di questo perno che esce abbastanza, come dire, parallela a questo. Quindi la rivolgo, questo lato spianato, verso di me in modo tale che mi diventerà agevole andare a montarlo. Quindi ricolleghiamo prima la parte elettrica, il connettore elettrico in questa maniera. Dopodiché andiamo a cercare di centrare possibilmente l'ingranaggio. Non è impossibile, ma ci si può riuscire con un po' di pazienza. Ok, a questo punto abbiamo rimesso il nostro modulo. Rimontiamo le due vitine che lo fermano. Una volta installato il nuovo motoposizionatore e vi suggerisco prima di reinstallare il cruscotto, dobbiamo andare a fare l'adattamento. Per fare questo abbiamo due possibilità. La prima è quella di premere questi due pulsanti assieme. Non lo faccio perché l'ho già fatto, ma comunque premendoli assieme per qualche secondo compariranno dei simboli strani in questi due schermi e la centralina del climatronic farà l'adattamento del motoposizionatore. E il secondo metodo, è quello di andare con un VCDS, appunto sul modulo Select HVAC, Basic Settings, selezionare il menu Potenziometri e allineamento delle serrande e a questo punto e premere questo pulsante così, in questa maniera qua. Dai, facciamo tanto per farlo. One hour later. Adesso vedete, ci dà la conferma che sono stati appunto acquisiti. Adesso verso il mouse che non lo vedo. Si fa don't go back e andando su false code sono spariti. Quindi abbiamo risolto questo problema del motoposizionatore delle serrande V 71 e V113. Mi sono anche dimenticato di dire che il ricircolo dell'abitacolo, noi pensiamo che operi raramente, in realtà ogni qualvolta noi inseriamo la retromarcia, questo si inserisce per evitare che i gas di scarico entrino all'interno dell'abitacolo. Ed è questo il motivo per cui questo motoposizionatore si usura parecchio rispetto agli altri motoposizionatori di cui è dotata l'auto. Se il video ti è piaciuto o in qualche modo ti è tornato utile, io ti chiedo per favore di mettere un like e di iscriverti al canale.